Poltrona, sono l'autore di Percoco e devo molto alla storia di questo personaggio realmente esistito e turbolento. Il mio romanzo era uscito in una prima versione con una piccola casa editrice pugliese che si chiama Il Grillo, che ovviamente avrà sempre la mia gratitudine eterna, e poi siccome ogni tanto succede un miracolo in Italia, il buon risultato del mio romanzo è stato notato dalla Mondadori e grazie al mio editor, che è la signora Joy Terekiev, ho avuto questa grandissima, meravigliosa possibilità non solo di ripubblicare il romanzo ma di lavorare, non me ne voglia ovviamente il libro, il Grillo Editore, di lavorare a livelli che io non sapevo nemmeno esistessero, perché poi in un anno di editing io ho imparato tantissimo, quello che penso non si possa imparare in 20 anni di corsi a pagamento, che per me, ed è un parere personale ovviamente, non servono, perché non si può imparare a scrivere così come non si può imparare a giocare a pallone. È una questione di indole, non è che stia parlando di me stesso in questo momento, parlo in senso lato, è una questione di indole, quindi ti puoi raffinare, ma ti raffini appunto con la pratica. Sono molto contento di stare stasera qui a Palagiano, perché Taranto e tutta la zona del Mar Piccolo e l'agro tarantino, insomma, a me piacciono moltissimo, quindi è veramente un piacere essere qui stasera. Spero di tornare magari con il mio secondo romanzo, che dovrebbe uscire nel 2017, però siamo ovviamente sotto al cielo e capiremo. Spesso indecifrabili e apparentemente privi di senso. Dove stai andando? Esco. Questo lo vedo da me. Ti ho chiesto dove vai. Vado al cinema, al Margherita. E certo, vai a festeggiare la bocciatura. Franco, tu sei l'unico su cui io e tuo padre possiamo ancora sperare. Ti prego, non uscire stasera. Voi non potete. Voi non potete appesantirmi la vita così. Non è colpa mia se Vittorio è un cleptomane. Avete sentito gli psichiatri, no? Ha avuto 3 diagnosi di semi-infermità mentale. E ruba soprattutto cose inutili lui. E Giulio? Giulio è un deficiente. E io non posso vivere a 18 anni con l'incubo di dover giocare a guardie ladre ogni giorno, mentre lui mi sfiata in faccia i suoi rigurgiti alla Coca-Cola e mi tormenta con quelle maledette scatole di fiammiferi vuote. Franco, smettila! Smettetela voi piuttosto! Io non ce la faccio più. Basta, me ne vado. Dai, che stasera torna. Si sarà calmato. Franco è un bravo ragazzo, solo che forse noi lo carichiamo con troppa responsabilità. Ma che dici, Vincenzo? Che dici anche tu? Abbiamo un figlio seminfermo di mente in galera. Giulio è quello che è. E Franco dovrebbe darci le soddisfazioni per le quali tu ti rompi la schiena dalla mattina alla sera. Non lo devi giustificare. Ora si è messo anche a rubare. Ha rubato la spilla. Sì, ma forse l'hai messo in un altro cassetto. O forse dietro il comò. Dove vieni? Da Bari. Sono un calciatore e in questa stagione sono in forza al Como. Il Bari mi ha venduto per 350.000 lire. Un calciatore? Ah, allora sei ricco. Molto ricco. Facciamo una passeggiata. Sì, dai. Dai, ti faccio vedere Colico, è carina. Anche se tu sarai abituato alla città. Bari com'è? Bari. È una grande città. Il mare le sfiora i fianchi e le sala la pelle, stringendone i pori. Le strade sono una scacchiera d'ebano e di sera il sole dorme sul castello svelto. La notte i gatti fanno l'amore sotto la luna pallida che li invidia da morire. E San Nicola fa la dote alle ragazze. Il pesce d'argento prezioso salta direttamente in piatti da portata che non sono mai vuoti, ma traboccano di ogni opulenza e delizia. Con il vino bianco dei suoi vigneti che piove da un cielo senza nessuna nuvola, scivolando sull'olio d'oliva che in realtà non è spremuto dai frutti di quell'albero nobile.